Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Stessa maglietta dello scorso video perché sto registrando un video dietro l'altro. Mi lavo e mi cambio, tranquilli. Oggi sconsigli letterari, thriller da non leggere perché comunque siamo sotto Halloween. Allora, partiamo con un libro che non volevo inserire in questa lista, però purtroppo ci rientra. Perché è di un autore che a me piace molto. Sto parlando della stanza della morte di Jeffrey Deaver. Non dico che è a toppato, perché in realtà io ho letto solamente una decina di libri di Deaver in confronto rispetto a quelli che ha scritto, appunto, è niente praticamente. Però ricordo questo libro lento, noioso, poi non ci capisco niente di intrighi politici. Magari vi leggo un attimo la trama così capite meglio di cosa sto parlando. Robert Moreno, cittadino americano e attivista a favore dei diritti dei popoli del Sud America, è stato ucciso alle Bahamas. È stato il governo degli Stati Uniti a volerlo morto, ritenendolo coinvolto nella preparazione di un atto terroristico contro il paese. Moreno invece stava organizzando una manifestazione pacifica. La delicatissima indagine viene affidata a Lincoln Rhyme e alla sua partner Amelia Sachs. Rhyme ai Caraibi cerca di mettersi sulle tracce dell'assassino. Amelia a New York ricostruisce gli ultimi giorni di Moreno. Ma la ricerca delle verità sulla morte dell'uomo si intreccia pericolosamente alla scia di sangue che un aspettato serial killer con la passione dell'alta cucina sta lasciando dietro di sé. Jacob Swan è abile coi coltelli, sia come cuoco che come sadico assassino. La decima avventura di Lincoln Rhyme è un thriller sorprendentemente attuale, dove colpevoli e innocenti si confondono con la paura che diventa l'arma più potente. Allora, quest'ultima frase magari può essere anche vera, quindi è vero che comunque è attuale e ci sono tutte queste emozioni di magari sì, appunto di paura, dove magari si confondono assassini con innocenti, qua di là si intrighi incredibili, però quasi 600 pagine di un'indagine che sì, arriva alla fine, arriva comunque a un colpevole, a un finale, però tra tutti quelli che ho letto di River, questo è quello che mi è piaciuto meno. Diciamo che ho quasi rimosso tutto quello che accade in questo libro, però meglio così, cioè meglio ricordarsi i libri, quelli molto belli che ci sono piaciuti, piuttosto che quelli mediocri. Questo diciamo che è un libro mediocre, poi me l'hanno regalato, ma si vede praticamente dietro il coso di Amazon che costa 9,90, quindi voglio dire, se ci volete provare, ma ve lo sconsiglio altamente. Adesso passiamo a due libri della stessa autrice, di cui uno avevo già fatto la recensione, però la rifacciamo insomma molto brevemente. Allora, partiamo con il suo primo thriller, quindi Il matrimonio delle bugie di Kimberly Bell. Anche Il matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro. A me piace questo tipo di libro con matrimoni oscuri, con dei segreti, mi piace questo tipo di intrighi. Però questo è un altro libro mediocre. Vi leggo la trama, magari così capite. Dopo 7 anni di matrimonio, Iris e Will sono il ritratto della coppia felice. Vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e stanno cercando di avere un bambino. Quando Will parte per un viaggio di lavoro in Florida, Iris non sa che il suo mondo perfetto sta per crollare. Quella mattina, infatti, un aereo diretto a Seattle precipita e tra nomi delle vittime c'è inspiegabilmente quello di Will. Iris è sconvolta, ma è certa che si tratti di un errore. Perché Will avrebbe dovuto mentirle? Che cosa doveva fare a Seattle? E su cos'altro ancora potrebbe averle raccontato bugie? Se vuole davvero arrivare alla verità, Alice dovrà affrontare un'indagine disperata per scoprire che cosa si nascondeva sotto la superficie calma del suo matrimonio, ma non ha idea delle conseguenze che tutto ciò potrebbe avere. E comunque parte con questo viaggio di lavoro del marito che poi in realtà si scopre essere un altro. E poi alla fine è tutt'altra cosa ancora, del tipo mi prendi per il culo? L'inizio sì, magari ti mette spavento, ti mette curiosità, ti poni le domande che si pone anche Iris. Però poi, nel momento in cui la protagonista inizia a indagare,
tutta la parte centrale del libro, del tipo, ma perché, cioè, vogliamo arrivare subito al sodo, oppure vogliamo mettere un po' di ciccia dentro questo libro, cioè, mettiamoci un po' di suspense anche nel mezzo, cioè, il mezzo del libro è il più bello, no? E quando si vengono a scoprire magari i segreti, gli intrighi di qua di là, ma si scopre tutto alla fine, nelle ultime 20 pagine, del tipo scandaloso il finale, del tipo, cioè scandaloso nel senso positivo, però è solo l'inizio, magari e soprattutto la fine, ma la parte centrale io me la sono dimenticata, cioè anche in questo caso la parte centrale è assolutamente dimenticabile. 3 stelle su 5 solo per il finale. Poi stessa autrice, secondo thriller, Una madre perfetta. Allora, anche in questo caso assolutamente dimenticabile, co come il libro, e forse c'è qualcosina che magari può essere salvata più in questo libro che nel primo. Vi leggo la trama anche in questo caso. Quando Kate viene svegliata nel cuore della notte da un agente di polizia, il suo peggiore incubo diventa realtà. Suo figlio Ethan, di solo 8 anni, è scomparso nel nulla durante una gita scolastica, dopo uno strano incendio. Sconvolta per l'accaduto, Kate si precipita sul luogo, ma è tardi. Le autorità sono già di ritorno dopo che le ricerche si sono rivelate vane. Le tracce di Ethan, infatti, si perdono nella foresta, alle pendici delle montagne. Steph è una donna influente nella comunità e la sua posizione, i suoi soldi e la popolarità di suo marito, sindaco di Atlanta, l'hanno resa un punto di riferimento per tutte le mamme della scuola. Conosce Kat solo di sfuggita, ma ha sentito voci sul suo conto che si riferivano a un passato traumatico. Steph e Kat vengono da due mondi completamente opposti, eppure le loro strade stanno per incontrarsi. E la loro disperata ricerca della verità potrebbe presto trasformarsi in una corsa contro il tempo, destinata a sconvolgere per sempre le loro esistenze. C'è quest'ansia di una madre in pena per il figlio, ma sono 300 pagine solo di Kat che si dispera per il figlio perduto. Le ricerche di Ethan sono quasi in secondo piano e non sono al centro del libro. Da un lato va bene, una madre perfetta, quale Kat non ha, dato che ha perduto il figlio, non è colpa sua, per carità, però appunto no, cioè del tipo io sto lì a leggere la disperazione di una madre che ha perso suo figlio, che non si sa dove sta, che lecito, però fammi sapere un po' di cose, fammi indagare insieme alla polizia, fammi vedere anche in questo caso qualche colpo di scena, qualcosa di super mega scandaloso, voglio dire. Non c'è niente di tutto questo. Ultimo libro, se lo vedete in libreria o in biblioteca e vi suscita curiosità, è tutta una farsa. Scappate, allontanatevi, neanche dovete guardarlo. Proprio via, sciò da quel libro. Sto parlando della moglie tra di noi, di questi due autori, anche un pozzetto del mio sudore, di cui non so pronunciare assolutamente il nome. Io, per farvi capire quanto mi è piaciuto, vi dico che l'ho dimenticato nel momento in cui l'ho chiuso. Non mi ricordo neanche chi sono i protagonisti, di cosa parla. E io, voglio dire, non so neanche cosa dire, non so come spiegarvi questo libro, quanto mi abbia fatto schifo. Vi leggo la trama, io non me la ricordo, quindi. Cioè, se fino adesso non ho saputo raccontarvi le trame degli altri libri, perché io i thriller non so raccontarli, in questo caso non me lo ricordo, come se veramente non l'avessi mai letto. Ascoltatelo. Ogni relazione ha le sue ombre, anche il matrimonio perfetto. Torniamo al matrimonio perfetto, che in realtà non lo è, perché mi piace, ma questo libro no. Quando leggerai questo romanzo farai molte supposizioni. Supporrai che sia la storia di un'ex moglie gelosa, ossessionata dalla donna che l'ha rimpiazzata nel cuore del suo ex marito. Oppure penserai che sia quella della ragazza che sta per sposare l'uomo dei suoi sogni, ancora piena di tutte le speranze di una giovane sposa. O ancora ti chiederai se non sia, in fondo, la storia di un triangolo in cui è difficile capire di chi fidarsi. Ti direi che è una storia d'amore e odio, di seduzione e paura, di tradimento e giochi di potere. Sono
Supporrei di aver capito tutto di Vanessa ed Emma e dell'uomo che amano, le motivazioni dietro le loro azioni, l'anatomia delle relazioni che legano l'uno alle altre. Supporrei di sapere chi sono e che cosa muove davvero i loro cuori, ma ti sbaglierai. Perché questo romanzo è proprio come la realtà, e nella realtà non c'è niente di vero, nessuna relazione è senza ombra, nessun amore è senza segreti. Ci sono solo gli sprazzi di verità dietro le bugie. O le piccole bugie che insieme fanno una verità. E la verità è l'unico modo per voltare pagina. Io se prendo una pagina a caso e leggo magari una riga, voi magari potete dire sì, vabbè, allora te lo dovrei ricordare, del tipo leggi sta frase, ah sì, perché è successo questo e succederà quello. No, a me non succede questo, mi ha fatto questo effetto codesto libro. Non mi ricordo neanche come finisce. Te lo giuro, non me lo ricordo. Cioè, c'è comunque un intrigo tra Vanessa ed Emma che sono parenti, forse, non, boh. Ed è, in realtà l'unica cosa che mi ricordo e che ho letto adesso e mi è tornato in mente, che io ho comprato e letto L'arte della guerra perché viene citato in questo libro. All'epilogo, basta, finito. Poi per il resto, non lo so. Cioè, non so cosa dire, non so come descriverlo, veramente, non mi ricordo niente, neanche che cosa ho pensato una volta che l'ho finito. Forse del tipo shock, shock because. Poi però mi sono dimenticata tutto, quindi non lo leggete. O comunque se l'avete letto, per favore, scrivete nei commenti con uno spoiler gigante, i puntini, così qualcun altro non legge lo spoiler, fatemi sapere. Spiegatemelo, per favore. Ricordatemi questo libro. Comunque non lo leggete perché è brutto, non mi è piaciuto. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like e fatemi sapere dei thriller da non leggere o d'horror, comunque tema Halloween. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!